Benvenuti, questa volta vediamo come creare una combinazione di tasti di scelta rapida con cui aprire una maschera, in questo caso prodotti, qui abbiamo la maschera prodotti, noi scegliamo una combinazione di tasti e con la, di tasti di scelta rapida apriremo la nostra maschera. Se andate a vedere, su qui ve lo porto qui in primo piano, se andate nel sito di Office e ricercate questo argomento, cioè eseguire una macro di Access mediante tasti di scelta rapida, troverete tutte le informazioni per far eseguire una macro appunto con i tasti, ed è questo che noi dobbiamo fare. E per fare questo noi dobbiamo innanzitutto creare una funzione che apre la maschera, poi creare una macro che abbia una combinazione di tasti che richiama la funzione. Adesso vediamo come fare. Innanzitutto premiamo Alt F11 ed entriamo in Visual Basic, dove inseriremo poche righe di codice. Dobbiamo inserirle in un modulo, quindi dobbiamo creare il modulo. Se non l'abbiamo già creato o l'abbiamo già presente, andiamo qui in inserirsi e poi modulo, e adesso andiamo a creare la nostra funzione, quindi function, quindi lo scriviamo proprio così, e poi diamo un nome, ad esempio apri maschera, e poi dobbiamo anche aggiungere un argomento. Apriamo dunque la nostra parentesi e poi diamo un nome, quindi anche qui nome tabella, scusate, nome maschera, non tabella, e poi deve contenere una stringa, quindi as, e poi mettiamo string. E chiudiamo la nostra parentesi e andiamo a capo. Adesso inseriamo il codice VBA per aprire la maschera, quindi docmd, quindi do cmd punto open, facciamo proprio open, vedete quello qua, open form, lo scegliamo, seguito naturalmente da nome maschera, quindi nome maschera. Adesso andiamo a creare la nostra macro, quindi adesso questa qui chiudiamo, andiamo fuori da VBA, e per inserire la nostra macro dobbiamo andare in crea, poi andiamo qui su a destra, vedete, poi macro. E poi inseriamo una sottomacro, clicchiamo con il tasto sinistro due volte e inseriamo una sottomacro. Adesso attenzione, perché dobbiamo scegliere la combinazione e quella dei tasti di scelta rapida. Perché se inseriamo tasti appunto di scelta rapida in uso ad Access, una volta che creiamo la macro funzionerà solo per aprire la maschera. Ad esempio, i tasti CTRL più C e la scelta rapida la tastiera per il comando copia. Se si assegnano tasti di scelta rapida ad una macro, questi stessi tasti, viene eseguita la macro anziché il comando copia. E adesso noi per esempio scegliamo, facciamo la prova con CTRL più Q. Andiamo in, appunto abbiamo in crea, poi macro, creiamo la sottomacro e dobbiamo nominare la sottomacro uguale alla combinazione dei tasti. In effetti qui vedete sottomacro sub 1, dobbiamo sostituire questo sub 1 con i nostri tasti di scelta rapida. Ora guardate, se inseriamo se usiamo il tasto CTRL seguito da una lettera, dobbiamo inserire il simbolo che usate in matematica per elevare alla potenza, seguito dalla lettera, in questo caso dalla lettera Q. Quindi adesso qui mi posiziono all'inizio, poi col tasto maiuscolo inserisco il mio segno, vedete che questa spunta qui su in alto, e poi seguito dalla lettera Q, in modo perché abbiamo scelto CTRL Q. Se scegliamo invece il tasto Alt, dobbiamo inserire prima della lettera il tasto più. Comunque in quelle istruzioni di Office poi vi trovate poi tutto. Adesso andiamo ad aggiungere la nuova azione. Quindi clicchiamo e aggiungiamo, dunque vediamo un po', esegui codice. Quindi clicchiamo con esegui codice e andiamo a richiamare la nostra funzione. Quindi apri maschera, apriamo la nostra parentesi tonda, poi le virgolette, e poi dobbiamo scrivere il nome della nostra maschera che dobbiamo aprire. Precisa, abbiamo prodotti, quindi prodotti, poi allora chiuse virgolette, chiusa la parentesi. Adesso andiamo a salvare la nostra macro, quindi salviamo, salva, diciamo di sì, e però dobbiamo, vedete, chiamarla in questo modo, come vedete AutoKeys, e premiamo ok. Ecco la nostra macro qua sotto. Adesso proviamo a fare la nostra prova, quindi CTRL Q schiaccio, ecco qua che si apre la nostra maschera. In questo caso io ho aperto una maschera qualsiasi, ma possiamo associare i nostri tasti di scelta rapida ad una macro per eseguire un'altra operazione.
Non mi rimane che salutarvi, ci vediamo, arrivederci.